ripercorrerò questa vicenda come se fosse una storia. È una storia che nasce nell'estate del 2012, quando il Pierluigi Destri si trova in una grave, in una difficile situazione finanziaria. La condizione economica di tuo nonno, quando viene fatto il sequestro di persone, era buona o no? La condizione? Economica, finanziaria di tuo nonno. Non tanto. Aveva debiti o no? Sì, sì, un po' di debiti ce l'aveva. Siamo di fronte ad una situazione debitoria pesante. Sostanzialmente lui è titolare di un conto presso le Poste dove ci sono soltanto 1.000 euro. La cosa che siamo riusciti a prendere dal punto di vista dei liquidi come sequestro preventivo. E quindi nasce l'idea del sequestro e inizia la fase attuativa. Buonasera, siamo sempre nella Corte d'Assise di La Spezia, presieduto dal dottor Francesco Sorrentino. L'imputato principale, Pierluigi Destri, un tempo importante imprenditore edile della zona, si dichiara innocente. L'accusa è quella di aver sequestrato a Lerici il 16 dicembre del 2012 Andrea Calevo, liberato 15 giorni dopo, il 31 dicembre, da un blitz delle forze di polizia. Era stato prigioniero in un seminterrato della villa abitata proprio da Pierluigi Destri. Come sappiamo, l'accusa sostiene che l'imprenditore è l'ideatore e il responsabile di tutta l'operazione, la cui esecuzione era stata inizialmente affidata a due giovani albanesi, Sciota e Vila, e al nipote Bandoni. Ma all'ultimo, sia Bandoni che Vila si erano sfilati e quindi era nata la necessità di trovare dei rimpiazzi. Ma i rimpiazzi, secondo la difesa di Destri, erano stati scelti dal solo Sciota senza che Destri ne sapesse nulla. Destri vi vede fuori lì nella via del Corso. Sì. E cosa dice a lei? Mi dice, vieni a casa mia con Lorenzo. Bene. Mi spiego di quella cosa che... Benissimo. Ci siete andati? Sì, siamo andati. Quindi Destri fa entrare a casa sua un estraneo insieme a lei. Questo mi vuol dire, no? Sì. Non lo conosceva, no? No. Ok. Destri vede per la prima volta Lorenz e dice ad Emiliano: dai, porta lui a mangiare un panino. Io non credo che si possa dare affidamento a queste parole. Lui ha passato questa impressione. Lui dice che non era al corrente che stava andando a sequestrare una persona. Il suo cugino ha parlato solo di un furto e che uno gli aveva offerto anche 10.000 euro per questo furto. Lui ha mai avuto la disponibilità, lui o la sua famiglia, della somma di 10.000 euro, tutti assieme? Io, scomariti so. Dice che non li ha mai visti in vita sua. Quando stava in Albania, prima di venire in Italia nel 2012, quanto riusciva a guadagnare più o meno ogni mese in euro? Se dice, secondo lui non... Dice che non lo sa perché i soldi li tenevano i suoi genitori. Quindi lavorava con suo papà? Famiglia, sì. E che cosa facevano? Toca, bilance, miser, transizione, sicafciati. Dice che lavorava solo la terra. Quindi nei campi? Nei campi, sì. La sua è una famiglia di contadini? Po. Sì. Chi era la persona che gli aveva offerto 10.000 euro per fare questo furto? Ti piavo, Gianni. Era un signore che si chiamava Gianni. Che anni aveva più o meno questo Gianni? Già stato 66, 67 più o meno. E i capelli? Aveva Flock. Capelli? Era pelato? Se ce li aveva, di che colore erano? Mi sembrava un ment pack flock trame e di barba. Dice che si ricorda che aveva un po' i capelli caduti e bianchi. Chiedo a Sciota Lorenz se riconosce in quest'aula, io adesso mi siedo, la persona che lui ha conosciuto come Gianni e di cui ha parlato poco fa. Questo è la tua polizia, da cadere in su. È il signore con la mano messa così vicino a due signori poliziotti. Persone sono una camarinciata, neve e capo di famiglia Calevo. È la persona che ha fatto soffrire la famiglia Calevo. Diamo atto che il signor Sciota riconosce il deputato Destri per Luigi, la persona. Sì. Volevo dire, io ho mai visto quest'ora. I capelli prima non ce l'avevo bianchi, tanto per incominciare. Ho fatto i capelli bianchi, sono venuti a casa. E poi io questa persona qua non l'ho mai vista. Che per sfortuna che campassi. Grazie. La sera del 16 dicembre, a casa di Calevo, eravate in due o più o di più?
No, eravamo io, Lorenzo e Alilei. Alilei. Alilei di nome? Sì, mio cugino. Un tuo cugino anche lui. Glielo dite a Destri che veniva Alilei con voi? No, non abbiamo detto che lui, ha detto non voglio sapere. Non voleva sapere niente, eh? Alilei che Destri mi ha detto non lo voleva conoscere. Simon Alilei, condannato con il rito abbreviato come tutti gli altri albanesi, non è stato ascoltato in quanto non aveva avuto contatti con l'imputato principale Pierluigi Destri, come dimostrato anche dal fatto che aveva raggiunto il luogo del sequestro in corriera. Allora, io appena scendo nel vialetto, parcheggio la macchina nel lato esterno del vialetto, in prossimità della casa, e quando aprivo la portiera per uscire dall'abitacolo, ho visto dal sotto il portico della casa arrivare delle persone incappucciate. Quando è sceso dalla macchina, li abbiamo bloccato. E mi hanno preso le mani, mi hanno legato con il nastro adesivo le mani, e un altro mi ha puntato una pistola alla faccia e mi hanno cercato anche di tenere la bocca chiusa con la mano. Li abbiamo legato e ci ha messo lì lei a parlare. La porta. Mi hanno detto va bene, come facciamo ad entrare? Ho detto io di solito busso e mia madre mi apre. Ha detto va bene, allora mi raccomando non far capire a tua madre che ci siamo noi, perché sennò ti ammazziamo, insomma mi hanno minacciato. Ho sentito bussare alla porta finestra e quindi ero convinta che fosse Andrea, perché fa sempre così, dimentica le chiavi regolarmente e sa che sono in casa. Ha bussato e mi ha detto mamma apri, come fa sempre. Io ho aperto, ma nell'aprire mi ha subito aggiunto stai calma, e accanto a lui c'erano due persone. Una di queste persone mi ha messo la mano sulla bocca e a questo punto ho capito che si trattava di una rapina. E alla fine che cosa avete arraffato? Preso. Abbiamo... Soldi ne avete presi? Sì, abbiamo trovato... Più o meno quanto? Non so che abbiamo messo su... E dov'erano questi soldi? Un cassetto. Poi, cos'altro avete preso? Poi gli abbiamo detto per la cassaforte, ci ha fatto aprire la somma della cassaforte. E nella cassaforte che cosa c'era? Dei gioielli e dei soldi. Dei gioielli e dei soldi. E a quel punto mi fanno alzare, mi portano nell'ingresso della casa, uno di loro mi ha chiesto se ero Andrea Calevo e io ho detto di sì. A quel punto mi ha detto va bene, adesso vieni un attimo con noi e a fare un giro con noi, poi ti lasciamo. E dove viene portato Calevo? Alla sua macchina. Mi fanno sedere di dietro, praticamente dietro il guidatore, quindi lato sinistro. Comunque in macchina eravamo in quattro, c'ero io e altre tre persone. E per quel frangente mi viene messo un altro cappuccio in testa. Ok, è un cappuccio vero? Sì, quello scuro, un cappuccio nero. Lei comunque è sicura che in macchina eravate in quattro, l'hai compreso? Sì, 100%. Ok. A questo punto siete sulla strada con Calevo dentro incappucciato, dentro la macchina incappucciato. Sì. Che cosa fate? Non so, le portiamo verso casa di Destri. Abbiamo attraversato il centro di Romito, all'incrocio del centro di Romito abbiamo girato a sinistra, Romito Magra. Dopo ho sentito chiaramente le giunture del ponte di Sarzana. A casa di Destri, arrivate tutti e quattro, tu Alilei, Lorenz e Calevo, oppure no? No, fermiamo a Badifollo, vicino alla Sarzana, lasciamo Alilei. E andiamo soltanto io e Lorenzo. Devo stare con Gianni. E poi è uscito Gianni, hanno visto uscire Gianni. Abbiamo visto, c'era solo Destri con passamontagna. Ha preso Calevo, è entrato in casa e ci ha detto aspettate fuori. Ho fatto scendere dalla macchina e sempre accompagnato, anche lì non posso sapere da quante persone perché comunque ero completamente incappucciato a quel punto, e vengo fatto entrare in varie porte. Mi hanno messo dentro una stanza, tipo una specie di bunker, ma a quel punto mi hanno fatto sedere sopra una specie di brandina,
E a quel punto mi hanno lasciato dentro questa stanza per un po' da solo, e quindi vedevo che c'era luce in questa stanza, e allora piano piano ho cominciato a tirarmi su il cappuccio per capire dov'ero. Ed è riuscito a liberarsi dal nastro adesivo o no? No, l'ho tenuto sempre il nastro adesivo, però riuscivo a tirarmi sul cappuccio e ho guardato la stanza. Le cose che avevate portato via, cioè i gioielli, i documenti, assegni e soldi, dove le avevate messe? No, un po', abbiamo quelli della cassaforte e li abbiamo tenuti noi. Quanto avete tenuto? Non mi ricordo. Dopo, quando è uscito dalla casa, ha detto dobbiamo portare via questa macchina che c'ha il GPS. Quindi la macchina chi è che l'ha portata via? Lorenzo. La macchina di Calevo. Lorenzo. Lorenzo. Sì. Mas macchina sgiannita, dove è che sta? Dice che suo cugino gli ha detto che vai tu, allontanare la macchina e segui Gianni, vai dopo la macchina di Gianni. Riemia fruma gabome dolce, fute macchina di te. Ricorda che c'era un fiume e appena Gianni ha visto questo fiume. Riassumendo quindi, Emiliano Sciotta ha raccontato che Destri li ha accompagnati con un furgone bianco fino alla villa del Calevo. Non li ha aspettati, ma ha dato loro l'ordine di portarli nella sua abitazione, utilizzando la stessa macchina di Andrea Calevo. Dopodiché, portato il ragazzo alla villa di Destri, lì lo lasciarono, perché da quel momento il sequestro sarebbe stato gestito direttamente dall'imprenditore con l'aiuto del nipote Davide Bandoni. Ricorda se la sera del sequestro, la sera del 16 dicembre 2012, Davide ha dormito a casa vostra oppure se ha dormito altrove? No, Davide quella sera lì, fino alle ore 11 meno qualcosa, era in casa. Poi è uscito dicendo che il nonno l'aveva chiamato per andare a dormire a casa da lui. Era stata una tua decisione o te l'aveva chiesto qualcuno di dormire a casa di tuo nonno quella notte? No, io era la mia decisione. L'avevi fatto perché? Per stare lì a controllare Calevo. Ma qualcuno ti aveva chiesto di controllare Calevo? Sì, vabbè, con... Chi te l'aveva? Sì, vabbè. Allora Bandoni entra dentro la cella e mi comincia a parlare dicendomi sta tranquillo, che insomma comincia a cercare di calmarmi e di mettermi più a mio agio. Bandoni ha avuto un comportamento, uso le virgolette, civile in questa fase, sì, o sì. L'ha maltrattata? No, non mi ha maltrattato, anzi cercava di dirmi che si sarebbe risolta la faccenda in modo veloce, rapido, di stare tranquillo. E io gli metto la catena al piede, però gliela metto molla, in modo che non gli si stringeva la catena al piede. In questa fase Bandoni è a viso scoperto o ha il cappuccio? È a viso coperto, è vestito con una casacca militare, e poi ha il passamontagno nero e i guanti. Quindi entri dentro e gli metti la catena. Ti sei portato dietro un'arma? L'arma, sì, la Glock sempre, quella finta lì per fare scelta. Aveva anche... delle armi? Sì, sì, era armato. Che cosa aveva? Infatti io quando mi hanno arrestato ho detto se avevo dato del metadone, della roba, fateli subito le analisi del sangue. Detto. Quindi tu non gli ho mai dato niente. Le hanno mai fatto assumere sostanze stupefacenti o comunque che la facessero dormire in quei giorni? Allora mi hanno chiesto più volte se volevo dei tranquillanti,
Chi glielo chiedeva? Sia il Bandoni che il Destri. Lei adesso ha detto il Destri. Sì. Beh, ovvio io. Vabbè, insomma, comunque. No, cioè, dicevi. Vabbè, insomma, l'altro carceriere. E gliel'hanno mai. Lei le ha mai assunte poi queste sostanze che le venivano proposte? No, io ho sempre rifiutato. Ma tu hai mai parlato con tuo nonno della possibilità di dargli del metadone a Clareva? Sì, ho detto, se mai se fa casino, gli do io il metadone, gli do, non ti preoccupare, gli ho detto. Ma non glielo davo tanto, perché eravamo d'accordo che stava tranquillo. Non l'ho mai dato, non gliel'avevo dato. Quando tu hai avuto questa idea, ha risposto qualcosa? No, ho detto, vabbè, non lo so, basta. Quindi non si è opposto? Né sì, né no, non, ma anche lui di metadone. Ma di lui di metadone sicuramente non lo sa nulla. Cosa ne sa di cos'è il metadone, queste cose qui? Sa che è una cosa che serve per curare. Io solo che la prendevo non per curarmi, per sballarmi e basta, perché non la usavo più da 5 anni che non uso eroina. La inalavo e basta, non mi sono mai bucato. Poi ho iniziato con la cocaina e basta. Davide, purtroppo con la sua tossicodipendenza non era tanto valutabile, perché lui aveva queste grosse crisi, in periodo calavano, salivano, calavano e salivano. Ma il nipote è un soggetto poco credibile. Si è visto, ha grossi problemi di salute, forti dipendenze sia da droghe, da alcol, da psicofarmaci. Purtroppo era, non so come definirlo, testa sballato in quei giorni, tant'è vero che veniva da me a chiedermi la birretta, zia mi dai la birretta, io purtroppo so che quei ragazzi lì che usano sostanze compensano o mescolano tutte queste cose, qualche volta gliel'ho data perché diceva anziché farlo andare in giro gli do una birretta, sta lì. Era un giovane in preda agli stupefacenti, era, come vi posso dire, non era in sé, ecco. Non era in sé. È un tossicodipendente tosto, perché fondamente, perché lui quando si faceva imbrigidiva tutti i muscoli del collo e della testa, quindi anche una piccola porzione, io me ne rendevo conto. E chi ha detto che Bandoni non si sia organizzato le sue cose con i suoi amici albanesi a cui chiedeva continuamente la droga? E che poi il nonno l'abbia dovuto anche coprire, aiutare. Ma chi l'ha detto? Bandoni era visibilmente, in alcuni episodi, specialmente i primi giorni, era visibilmente in stato di sotto effetto di stupefacenti, come lui stesso ha ammesso, e di cocaina principalmente. Quindi la difesa sospetta che Davide Bandoni non fosse un puro e semplice strumento nelle mani del nonno, ma che potesse avere una sua iniziativa e che addirittura potesse essere sua anche l'idea del rapimento, concordata con gli albanesi ai quali ricorreva spessissimo alla ricerca di droga, come era successo anche il giorno successivo al sequestro, il 17 dicembre, quando si era recato da Fabio Anvila, il giovane che all'ultimo per paura non aveva partecipato al rapimento. Perché sei andato da Fabio? Per chiedergli se per sbaglio se conosceva qualcuno per trovarmi qualche grammo di cocaina. Allora lei ci deve dire cosa ha detto Bandoni, perché per noi è molto importante. Ha detto, abbiamo preso Calevo, abbiamo preso Calevo. Gli ha detto proprio così? Sì. Gli ha detto abbiamo preso Calevo, Sì. Chi abbiamo? Teatri. E poi? Dest doveva dire ha preso, è uno. Abbiamo. Pensavo, non lo so, Sciota. Emiliano? Sì. E per questo, per il fatto che tu dovevi fare il carceriere, che hai fatto il carceriere, sì. Tuo nonno ti aveva promesso più soldi. Sì. Quanti soldi? 50.000, Ma mi scusi, lei quando si trova lì il povero Calevo, cioè, ma non chiede delle giustificazioni a suo nonno? Ma c'era il ragazzo lì, lo lasciavo lì. E cioè, ha fatto mangiare, un atto umanitario, lei? Ha fatto un atto umanitario. Non è un atto umanitario. Dargli da mangiare. Sì, dargli da mangiare, sì, per quello. Poi gli ho fatto vedere il giorno che sua mamma e sua sorella stavano bene, perché ripeteva di sua mamma. Ciara, mi dispiace anche, cosa fai? Ho sbagliato, è giusto che pago, solo questo. Però ha fatto anche dell'altro, ha preso un fucile e ha sparato. Sì, ho sparato contro il muro. Allora, la prima notte
Bandoni aveva, uscendo, ha fatto esplodere un colpo di fucile. E perché non era da solo, ma che c'erano vari complici, che erano tipo in 20, che erano un sacco di gente. E fuori c'era il suo cugino Pasquale. E ogni tanto parlava con questo cugino Pasquale, che però non sentiva la risposta. E quindi quando ha fatto esplodere questo colpo di fucile, se l'era presa con questo fantomatico Pasquale. Poi è entrato dicendomi, Pasquale mi ha fatto arrabbiare e gli ho sparato. Mm. Ho capito. Che suo nonno si è arrabbiato quando lei ha sparato? Sì, sì, si è arrabbiato. L'ha rimproverata? Si è spaventato, è sceso, cosa fai? Così. Lei non ha portato nome Francesca di 19 anni? No. E diciamo che un giorno era abbastanza su di giri e diceva che aveva una prostituta. Esatto, ecco. Ma lei ha percepito se poteva esserci o no una prostituta? Non c'era. L'ha portata la rumena? No. Ma come si chiama? Francesca? Francesca come? La difesa le fa osservare che in altro contesto lei ha dato una risposta diversa. Se mi vuole mettere in soggezione può no, dire. No, allora, io non la voglio mettere. Nessuno vuole mettere in soggezione. Esatto, come quando gli ho detto allora, che lo vendevo Bandoni, un'altra banda. Bandoni, per stare io non avrei letto nemmeno una parola. Allora, me l'ha suggerito il pubblico ministero. Può parlare, non... Io non sono niente un frocio del... Signor Bandoni, io non ho niente. Allora, un attimo di silenzio. Un attimo di silenzio. Mi dà noia parlare in modo di queste cose. Ecco, ma lei comunque è in un'aula di giustizia, anche se le dà noia deve rispondere, visto che ha accettato di rispondere. Cosa devo dire davanti alla gente? Era 5 giorni che ero lì, mi sono fatto basta, cosa devo dire? Poi avevo fatto tutto, sono andato da Calevo, gli ho fatto uno scherzo, gli ho detto ora devi fare una brutta cosa, mi dispiace anche dirla, ma glielo ho detto così come quando gli ho detto ti vendiamo un'altra banda, perché lui batteva sempre il muro, faceva casino per spaventarlo e basta. Però non volevo fare una cosa così, cioè, perché sembra che io sono stato 5 anni fidanzato, tipo sposato, sono stato con delle ragazze. Io gli avevo fatto uno scherzo perché avevo fatto un tiro di cocca, ora mi fai un, capito cosa voglio dire? Un mi fai una, atto mi sessuale? Fai un, sì, no, mi fai un pompino per scherzare così, capito? Mi viene da ridere però perché è strana sta cosa. No, prima mi ha chiesto se volevo favorire io con la prostituta. Ah, prego. Ah, sì. E lei ha detto di no. Io ho detto di no, che non è. E poi non come caso. Ha proseguito? Eh? E poi come ha proseguito il carceriere? E poi lui è uscito e ha fatto, hai praticamente, diciamo, ha simulato un rapporto sessuale. Rientrato e come mi ha detto, mi ha sconsigliato, mi ha detto, guarda, non sono venuto, adesso mi fai venire tu. E io ridendo gli ho detto ma dai, ma smettila, non sono, sai che piuttosto mi faccio ammazzare. E lui a quel punto si è messo a ridere anche lui. Va bene. E è finita così. È chiara la tesi del... è un tossico dipendente e quindi come tale molto poco credibile, ma l'accusa sostiene che contro Destri vi sono, oltre il nipote, molte altre prove e la principale è la testimonianza di Andrea Calevo. Quando Bandoni entrava dentro, oppure quando entrava dentro il signore quello più alto, anziano, erano incappucciati? Erano sempre incappucciati, armavano le armi e entravano. Il carceriere di cui lei ha parlato, anziano, aveva quindi il capo sempre coperto? Sì. Che tipo di copertura? Che tipo di... Passamontagna che lasciava scoperto gli occhi. Quindi lei l'ha visto negli occhi? Ecco, ma lei è in grado... dagli occhi di riconoscere se qui è presente una persona che... Sì. Come la può indicare se è? Destri. Ma chi doveva indicare? Era l'unico, Destri, anziano, imputato per quel reato, per aver fatto il suo sequestro, lì, in aula, detenuto. Ma chi poteva indicare? Io ho recuperato dagli atti una foto segnaletica. Mi sono rimasto sorpreso perché quello che non è cambiato sono gli occhi, che Calevo non ha dimenticato. Perché non si possono dimenticare gli occhi. Sono... ed erano gli unici, l'unica cosa che riusciva a vedere. Non si dimenticano questi occhi qua. Sono occhi cattivi. Chi poteva indicare, Presidente? E c'era solo lui. È una prova... suggestiva, dice la giurisprudenza, no, suggestiva, che non può dare un risultato in termini di valore probatorio. Quante volte l'ha visto lei, il carceriere anziano? Quante volte più o meno, quante volte l'ha visto?
Bandoni? No, il carceriere anziano, negli occhi quindi. L'ho visto parecchie volte, anche tutti i giorni sicuramente. E anche più di una volta al giorno. A che distanza era? Vicino, diciamo 2 metri. Facciamo una cosa, mi scusi. Lo facciamo alzare un attimo il signor Destri, così ci dice se la corporatura del signor Destri può corrispondere alla corporatura della persona anziana che entrava dentro la cella. Signor Destri, pregato di alzarsi se vuole. Ecco, rimanga pure lì. Sì, corrisponde. Se il signor Destri vuole, perché chiaramente non possiamo costringerlo, se vuole dirci qualche cosa. Lasciamolo dire al signor Destri, ma io non ho sentito. Non intende. Vabbè. La voce come. Adesso uno così non è che si capisce. Non. Sostiene infatti che il luogo dove è stato portato Calevo, il seminterrato della sua abitazione, non era da tempo in possesso dell'imprenditore, perché, date le sue oggettive difficoltà economiche, la villa era stata messa in vendita nell'agosto del 2012 e nel preliminare proprio il seminterrato era stato concesso in esclusivo uso all'acquirente. E se questo fosse vero, Destri non sarebbe responsabile di questo sequestro, bensì forse anche lui una vittima. Ma ascoltiamo. Lei sa se suo marito aveva in mente di vendere la villa? Sì, sì, sì. Come lo sa e cosa sa? Lo so perché mi ha fatto vedere il permesso, sì. E mi ha detto guarda, vendo la villa, poi metto tutto a posto, perché aveva intenzione di mettere tutto a posto. E mi ha fatto vedere questi fogli. Il preliminare fatto sulla villa, sì. Dove poi insomma sono avvenuti, sì. I fatti, chi l'ha fatto? L'ho scritto io. Quindi la proprio dietro richiesta di mio padre, mi ha dato tutti i dati. Mi ha... Lei sa riferire chi fosse il potenziale, o meglio, chi fosse il promissario acquirente, il potenziale che... Allora, io ho scritto sulla cessione di quote il nome di Ciancimino Salvatore. Sa anche a chi la volesse vendere? Lui mi diceva che era uno della vasta Italia. Lei non l'ha mai visto, capito bene? No. Leggo che... Nella clausola F del preliminare concede all'acquirente da subito l'uso abitativo del piano seminterrato, sì. Di cui alla planimetria, sì. Se la ricorda questa circostanza, sì. L'ha scritta lei, sì. Sì. Quindi eravate consapevoli di dare immediatamente, sì, il possesso? Padre, sì, mio padre voleva dare possesso a questo signore del piano sotto della casa, sì. Il seminterrato è dove poi sono avvenuti i fatti del sequestro? Deve rispondere al microfono, signora. Sì. Ha mai visto delle persone transitare in questa casa oppure nel piano basso di questa casa? Sì, l'ho viste. Lei sa se fossero italiani o meno? No, palesemente della bassa Italia. Della bassa Italia? Sì, almeno quindi, quello. Qui italiani? Almeno quello che ha parlato, che mi diceva. Va bene. La persona è Ciancimino Salvatore, nato a Palermo, c'è la data di nascita, poi glielo rammostro. C'è un codice fiscale errato. Lei può dare qualche informazione di questo errore, se sa? Non ne ho idea, io mi sono limitata a copiarlo. Non so se ho sbagliato io o se era... Ciancimino non esiste. È un parto della fantasia di Destri. Le è mai stata mostrata una foto di questo Ciancimino da suo padre? No. L'abitazione di suo padre? No. Cioè, intendo dire quella villa con piscina? No. Mai. Ma non ho motivo, posso spiegarvi perché? Non me ne importa, io le ho chiesto se lei c'è andata o no, il motivo non mi interessa. Bene, se poi interessa ai difensori... Vabbè, ha chiarito. Va bene. Quindi lei non sa dire se in casa di suo padre c'erano altre persone, oltre a suo padre, che vivevano chiusi sotto nel seminterrato. Non lo so, so che c'era un po' di diavai da quello che dicevano, però io... Chi lo diceva? La gente che però ha tutta paura e non viene a testimoniare. Chi la gente? I vicini. Chi sono questi vicini? Dai nomi, devi dire, altrimenti le sue sono. Presidente, parole, io poi dopo non, chiederò la trasmissione degli atti, per te falsa testimonianza, perché questa fantasia poi, parlate poi, come no, notte. Allora, se la signora è in grado di dire, non si ricorda chi gliel'ha detto. Quindi, la trasmissione. Però se è in grado di dire chi ha riferito questi fatti, lo deve dire. Chi gliel'ha detto? Ma
adesso non vi so dire se me l'ha detto mia sorella, che gli è stato riportato dal... cioè, c'era tutto un vociferare... Vabbè, non è in grado, quindi, di dire... No. Anche nel momento in cui Destri si trova nella prima fase attuativa, concreta del sequestro, cioè quando Calevo è stato sequestrato, nelle prime ore del sequestro e nei primi giorni del sequestro, in maniera ridicola, grottesca, Destri cerca di parlare siciliano. Il giovane ha cercato sempre di tenere abbastanza un accento meridionale, anche se però diciamo che si capiva che non era un accento meridionale. Invece la persona anziana, dopo il primo giorno che mi parlava dicendo quelle frasi un po' in dialetto siciliano, in dialetto con una cadenza meridionale, dopo ha sempre parlato invece in modo... Ha sbraccato subito. Non cercava di camuffare parlando con un altro accento. Ma lei ha sempre vissuto nella zona di La Spezia, no? Sì. Ci saprebbe dire, secondo lei, che accento avevano l'anziano e il giovane, cioè Bandoni? Accento locale. Locale di che zona? Sarzanese. Sarzanese. È assolutamente pacifico che Ciancimino non l'ha visto nessuno. Si usano i nomi che si conoscono. Ciancimino è il nome... del delinquente o del personaggio chiaramente siciliano per eccellenza dal punto di vista criminale. Ascolti, Bandoni, mi ha colpito una frase sua. Lei dice: c'era qualcuno di più grosso, da solo non la poteva fare. Perché ha detto questo, Bandoni? Più da solo non poteva fare perché ci vuole per forza qualcuno. No, ma uno più grosso, non voi. Cosa c'entra uno più grosso? Io ho detto qualcuno più grosso in senso più giovane, come secondo faceva... Secondo me lui. Ma grosso in senso più giovane, avrò sbagliato a parlare, io l'ho detto che sta cosa è partita da me, da mio impossibile, nonno... Impossibile, 70 anni, mica è un gioco. Va bene, ha risposto, avvocato. Porca miseria. Sì, Bandoni, non faccio imprecazioni, no, non è proprio il caso. Non voglio altri. Riassumendo. Il sequestro nudo e crudo è stato realizzato dai tre ragazzi albanesi che, secondo l'accusa, hanno consegnato Kalev ai due carcerieri, Davide Bandoni e il nonno Pierluigi Destri, ritenuto il vero e unico responsabile di tutta l'operazione. Ma la difesa contrattacca, sostenendo che non era Destri la mente, bensì questo Ciancimino, di origine siciliana, la cui identità il processo però non è riuscito ad accertare. E ancora, solo negli ultimi tre giorni ammette la difesa Pierluigi Destri ha sorvegliato il prigioniero, ma per paura, costretto da Ciancimino. E, colpo di scena, in aiuto della difesa arriva Andrea Calevo, che tira in ballo un altro carceriere. Potrebbe trattarsi del fantomatico Ciancimino? Durante questo periodo di detenzione, sente la voce di altre persone? Sento la voce di un altro uomo. Era venuto a trovarmi nel carcere più anziano. Ho sentito le parole, una conversazione tra queste due persone, che presumibilmente avevano un'età, comunque persone mature, che dicevano: sono passati già 10 giorni, e se non pagano, e l'altro diceva è un casino. Mi vorrei soffermare con tutta l'attenzione che mi è possibile ricevere da lei su quell'altra persona. Senta, anziana come? Anziana di che fascia di età? Ho sentito la voce. Con accento locale o diverso? Ho sentito tre parole. Era una persona matura, quindi diciamo che poteva avere una 60 d'anni, anche 55, diciamo, oppure potrebbe avere anche 70 anni, non è che tipo è... Era un maschio, un uomo. Era un uomo. Che non esista Ciancimino, io non lo voglio più sentire. Esiste comunque un contratto preliminare che avete, è lì prodotto, con delle firme in originale. Certo, dico io, magari chi aveva già pianificato un sequestro, chi aveva già individuato quel luogo come quello di segregazione, forse non sarebbe stato così sprovveduto da indicare nero su bianco in un preliminare di compravendita le proprie generalità, la propria data di nascita, dove abita e come forse si poteva trovare. Destri ha mille motivi per non indicare il quarto uomo. Uno su tutti, che troneggia, può essere la paura. Un quarto uomo quindi esiste. Per la difesa potrebbe essere il misterioso siciliano Ciancimino, ma farlo è Pierluigi Destri, che però si è rifiutato di svelarne il nome.
E d'altronde l'accusa sostiene che anche altre persone sono state coinvolte in questo sequestro, come il genero di Destri, che lo avrebbe accompagnato il 17 dicembre a Pisa, quando da una cabina telefonica venne fatta la telefonata di riscatto a casa Calevo. E anche in questo caso il movente, come per Destri, sarebbero sempre stati i soldi. È provata la presenza di Destri a Pisa e lungo l'autostrada Genova-Rosignano la mattina del 17 dicembre 2012. Si individua il Destri entrare alle 10.30 nell'area Ristoro, ripreso dalla telecamera d'ingresso, in compagnia di quello che abbiamo individuato essere Ferrari Giancarlo. Lei sa se suo marito Ferrari Giancarlo e suo padre Destri Pierluigi per recarsi per motivi di lavoro o di altro genere nella zona di Pisa? Assolutamente no, anche se io poi vado a suonare, cioè sono tutta in quella zona lì. No, in mattinata, recarsi a Pisa in mattinata, non la sera per suonare. Ho capito, per cui io sono sempre in quella zona lì, no, assolutamente. Dovrebbe fare delle dichiarazioni il mio assistito. Allora, signor Ferrari, si accomodi pure. Di tutta questa storia io non so niente. Niente. Anzi, mi sembra tutta così assurda. Mi sono trovato attonito in terra con una pistola puntata addosso e le uova a mano perché ritornavo dal pollaio. Mi hanno messo al corrente dopo in questura di quello che era successo e chiarendo da subito la mia posizione non ho esitato, con la coscienza tranquilla, la sera stessa a continuare la mia attività di musicista. Non so se la battaglia finisce ora un po' prima. Queste righe tra la paura e la cena, per salvare anche gli altri non so neanche chi sono. La musica è sempre stata per me la mia vita. Ringrazio quelle persone per le quali sono ancora Johnny, che sarebbe il mio nome d'arte, alle quali grazie a Dio riesco con la mia musica a portare speranze e sorrisi. Il ragù della Maria è il più buono che ci sia. Allora, suo Ferrari Giancarlo è un musicista? Sì. Oltre a fare le serate? Sì. Fa anche qualche altro lavoretto per poter guadagnare qualche soldo? No. Solo esclusivamente, purtroppo, con la musica, registrazione, la discografia e la composizione. I soldi, nella mia filosofia, un piatto di minestra, un tetto sulla testa, alla famiglia che ti vuol bene, gli amici, disfa per me basta e fortunatamente ho trovato una donna meravigliosa che condivide con me queste cose e sono stato fortunato, meno male. Senza te il tempo si è fermato tra di noi. Quali erano le condizioni economiche della tua famiglia prima del dicembre 2012? Campavamo, vabbè, vivevamo normale, mangiavamo, pagavamo le bollette, lavoravamo. Mia mamma gli è sempre piaciuto cantare, fare quelle cose lì. E che tu sappia, c'erano dei debiti che dovevano essere pagati dalla tua famiglia oppure da tuo nonno Luigi? No, so che c'erano dei debiti, dei debiti sì, da pagare. Mormorava il pueblo, un pueblo affamato. Sapevi più o meno qual era l'entità di questi debiti? Per la casa, per un mutuo della casa. Per un mutuo? Sì. Ferrari ha un interesse personale al fatto che tutto venga venuto a posto perché verrà rimossa l'ipoteca sulla casa dove lui vive. Quindi, nel momento in cui Destri gli chiede di accompagnarlo fino a Pisa per fare quella maledetta telefonata, lo accompagna consapevolmente. E poi si sfila dalla condotta criminosa, nel senso che non abbiamo più alcun elemento di prova che dimostri una partecipazione di Ferrari ad ulteriori attività. Cioè il movente di Ferrari, secondo il pubblico ministero, sarebbe stato dovuto a che cosa? Al fatto che era un poveraccio, che non aveva un becco di un quattrino e che quindi aveva cooperato, perché si parla di cooperazione nel capo di imputazione, con il Destri, rafforzandogli il proposito criminoso, fatto.
Ma assolutamente non è così, perché è emerso dal processo che Ferrari è un musicista. Il ragù della Maria. Io, in preda alla curiosità, ho chiesto al mio assistito stamattina perché il ragù della Maria. Lui mi ha dato una spiegazione e da lì ho capito che è una persona sensibile, ma credo che lo avete capito anche voi. Mi ha detto che questa canzone l'ha dedicata a una donna anziana che dopo una serata musicale gli aveva offerto da mangiare. Questo è Giancarlo Ferrari. Allora, per Ferrari, pena base fissata nel minimo, 25 anni di reclusione, con riduzione per le attenuanti generiche a 18 anni e a 12 anni per l'articolo 114 codice penale, la minima partecipazione ai fatti. Una pena di 12 anni o fate voi, come ha detto il PM in maniera leggera, va bene, se è questo, a me mi va bene. Aspetto ora da voi e da tutta questa vicenda una sola cosa: che lei, signor giudice, mi ridia il mio nome, rivoglio il mio nome e la mia dignità, solo questo, grazie. Giancarlo Ferrari, c'entra in questa vicenda? No, non c'entra niente Giancarlo Ferrari, è una brava persona, a lui gli piace solo suonare, fare quelle cose lì, cantante, lui non è un uomo che, non ammazza manco una gallina, quando avevamo il pollaio, porca miseria. Quindi Giancarlo Ferrari non è mai, durante il periodo di segregazione di Andrea Calebo, non è mai venuto all'interno dell'abitazione? No. Chiedo la soluzione con formula piena e credo che la soluzione possa far riacquistare un po' di dignità al mio assistito, perché come ha detto stamattina è finito su tutta la stampa e su tutti i giornali. Ma ultimo colpo di scena. Andrea Calebo sostiene che la sera del... quando fu portato prigioniero nella villa di Destri era presente anche una donna. Ho sentito chiaramente una persona che diceva tu stai qua e stai zitta. Che cosa pensa lei? Allora a quel punto io dico mamma, perché pensavo che fosse che avesse preso anche mia madre. E lo dice a bassa voce? No, forte, dicevo mamma, sento una risata. E dice chiaramente, mi ha chiamato mamma, e questa è una voce femminile. Allora, adesso le faremo ascoltare brani di voci femminili e lei potrà dirci se riconosce quella che sentì all'epoca. Ivi, volevo chiamarti ma un'ora al telefono con mia cognata. Quando ci vediamo? Domani, va bene amore. Io premetto che ho sentito quella sera lì solo una risata e due parole, quindi è difficile costruire. Vi dico quelle che sono più compatibili? La numero 10 e la numero 11? Allora, scusate, dunque la decima è Vitiano. Prego. Io, siccome sono una persona innocente, ho partecipato sempre a tutto il vostro percorso, proprio per poterlo dimostrare. E non ho intenzione di muovermi di qui, ma il grado del mio stato di salute che è peggiorato perché sono una cardiopatica, perché voglio dimostrare la mia innocenza. Fortunatamente, devo dire proprio fortunatamente, quel giorno mia figlia aveva il salto... La sua nipotina, sì. Si ricorda dove è stata fatta questa esibizione? A Amelia. Ad Amelia. Sì, nel comune. Dove? C'è una sala. No, è una palestra. Sì. A metà pomeriggio è iniziato questo spettacolo. Non è solo mia figlia, ma tutte le ragazze della scuola. Quindi è stato uno spettacolo molto lungo, molto pesante. Tutte le musiche, tutte le bambine che ballano. Una cosa di gioia, di cosa comunque che è durata fino all'ora di cena. Io so solo che dalle 3 del pomeriggio alle 8:30 la sera ero lì. Quindi lei più o meno a che ora è rientrata a casa? E verso le 8:30, le 9, non so. 8:30, 9. E poi la sera, quindi verso l'ora di cena, siamo tornati a casa. Ci può dire se una volta rientrata poi lei è uscita? No. Non è più uscita? No, perché si doveva andare a mangiare la pizza, io, Annalisa, José, i bimbi. E abbiamo detto, ma risparmiamo, non ci andiamo, tanto c'è tanta roba in casa. E abbiamo mangiato. Eravamo stanchi, quindi abbiamo ordinato la pizza, hanno comprato la pizza mio marito e mio figlio e l'abbiamo mangiata a casa. Sua mamma conviveva con voi all'epoca oppure sì, abitava sì, in via del Corso 21?
Mia madre era già con me da diversi mesi. Senta, signora Viti, lei quanti anni ha convissuto con suo marito? E io è dal 59 che lo conosco, 1959, e ho convissuto con lui fino a... proprio lasciati, ci siamo lasciati la prima volta nell'86-87, ora non me lo ricordo con esattezza. E poi vi siete, diciamo... Ci siamo rimessi assieme, ecco, perché ma c'è stata avevo... una motivazione, eh? C'è stata una motivazione poi di questa riconciliazione? Ma perché io avevo un figlio tossicodipendente e positivo e stava molto male, quindi avevo bisogno di appoggio, perché non riuscivo a... Io non c'ho niente di né soldi né niente, quindi avevo bisogno di destri. Senta, lei se lo sa, se ce lo può dire, come mai sua mamma ha deciso di venire ad abitare, a convivere da quel momento in poi? A causa di una signorina che frequentava mio padre. Se ci può dire chi è? Preci Antonetta. La Preci Antonetta è la fidanzata di suo nonno? Fidanzata, sì. Come dice lei? Se il termine non le piace, usi quello preferito. Fidanzata, erano amici, così, amici. Amici o amanti? No, che amanti, amici. Non aveva una relazione con no, suo nonno? No, che lo sappia, no. Nell'interrogatorio del 16 gennaio 2013 le chiedono, ma chi era questa Antonietta? Lei risponde in maniera molto chiara e secca, la ragazza di mio nonno. Mi sta sulle balle perché ha fatto lasciare mia nonna con mio nonno, che non so come ha fatto ad innamorarsi di quella zoccola lì. Che stava con, che aveva litigato con mia nonna, che andava in giro con una più giovane. Non mi piaceva questa situazione qua. Ho capito. Era arrabbiata così. Quando è che lei se n'è andata da quella casa? Dal 10 al 20 settembre, non glielo so dire. E lei dal momento in cui se ne va di casa? Sì. Ha più messo piede nella casa di Destri prima del 31 dicembre? Ottobre, novembre? No, ero vestita estiva. E avevo bisogno di andare in bagno, non sono andata in casa. Ho fatto un giardino. Lei la casa non l'ha più frequentata, però? No, no. Avevo paura di trovarci dentro le donne. Vorrei dire scusa a Calevo per quello che è successo, che era una cosa che si poteva evitare questa. Se ne parlavo con la mia famiglia, anche con quei presenti, Giancarlo, mia nonna, che sono stati indagati. Io ora parlo di loro perché sono stati indagati e non c'entrano niente loro. E che chiedo a Calevo di valutare bene la voce, perché lui all'inizio aveva detto che la voce era di sua madre. Poi dopo ha detto che era di mia nonna. Allora che valuta bene sta cosa qui, che non vanno in galera degli innocenti, dico, e basta. Quindi Anna Vitti non poteva essere la donna che Andrea Calevo aveva sentito del sequestro, anche perché in galera degli innocenti, dico, e basta. Quindi Anna Vitti non poteva essere la donna che Andrea Calevo aveva sentito parlare la sera del sequestro, anche perché non abitava più a casa del marito dal mese di settembre. Ma quante altre donne frequentavano la villa di Destri? Se dovevate avere un rapporto sessuale, l'avevate a casa sua o a casa avevo anche in casa mia. Non in casa è che sua, era, va bene, sì, non mi interessa nient'altro, sì, solo per sapere questa cosa, ci mancherebbe. Una volta mio nipote mi ha detto che Gura Dritan, che è uno dei loro familiari, insomma di questi qua, e questo signore avrebbe detto a mio nipote che se mio papà non sposava questa signorina venivano giù gli albanesi con i Kalashnikov a farci fuori. Ah, tra l'altro vorrei dire una cosa, che la sera dell'assalto della polizia, che io sono stata traumatizzata in una maniera assurda perché hanno scambiato la mia casa per quella di mia sorella, mio figlio per Davide, pistole con il mitra tenuta ferma 11 anni. A parte questo, la sera che io ero distrutta al suolo, mi hanno portato via mia madre a Spezia, in questura l'ho dovuta seguire con le medicine, la sera ero distrutta a letto, le albanesi sono venute al mio cancello a gridare che la pagherò io, la mia famiglia e mia madre. Cioè, quindi fate, ecco, voi. Ma gli albanesi fate chi voi. Sarebbero? Mi hanno detto che c'erano la Preci e sua sorella Maria, la mamma. Ma chi gliel'ha detto? Mio marito è sceso giù. Mio marito è sceso giù. Io non avevo la forza di alzarmi. Ecco. Non avevo la forza di alzarmi. Destri. Sono sicurissima, sono sicura. Io le devo fare una contestazione. Ricordo adesso di essere stata presso la villa del Destri. Ricordo di aver visto nel piano inferiore, quindi lei è scesa anche al piano inferiore, una tavola lunga, un grande bagno bianco, una serie di armadi e potevo notare tanto disordine. Quindi lei è andata nella parte superiore e anche inferiore della casa. Ma prima. Ottobre.
aveva le chiavi della... No, che chiavi devo avere? I chiavi della casa di sua? Sì o no? No, non devo avere chiavi di nessuno. Quindi quando lei andava a casa... Non è il mio posto qua. Prego? Non fa parte mia, questo posto non fa parte mia. Signora, lei è un testimone e deve rispondere alle domande senza polemizzare. Le domande le fanno gli avvocati e lei deve rispondere. Prego. Grazie, Presidente. Quindi quando lei andava a casa del Destri a fare le pulizie o a casa... Non ho mai fatto le pulizie a casa di Destri. Ma ovviamente anche la voce di Antonietta Preci non è quella udita la sera del 16 dicembre da Andrea Calevo. Antonietta Preci è solo una donna spaventata che si è trovata in una situazione molto più grande di lei. Ma a Calevo sono state fatte ascoltare altre voci femminili e fra queste ha riconosciuto come compatibile quelle di Ivanna Vara, amante storica di Destri. Mio padre frequentava da tanti anni, circa più di 10 anni, la signora Ivanna Vara e frequentava la signora Preci Antonietta. Tutte e due, purtroppo, la signora Ivanna Vara, io la vedevo spesso con mio padre, anche in macchina, come sapevo che... Si frequentavano fuori, andavano al ristorante, mangiavano, condividevano tantissime cose a livello lavorativo e non solo. La signora Ivanna Vara abita a 50 metri da casa di mio padre. Insomma, a un certo punto scopre, ormai l'aveva capito, che Destri frequentava queste due donne. Posso? Ma io gli vorrei dire, far capire una cosa, che dopo la morte di un figlio e un nipotino che poco... Il figlio 40 anni, il nipote 13, non è che vai a badare molto se lui ha le donne, non ce n'è più voglia. E ha mai contestato a suo padre? Guarda che io so che hai questa donna che è la tua amante. Io sinceramente all'inizio ci sono andata molto col tatto, cioè nel senso che non è che questa è la tua amante, ti vedono spesso con questa... Siccome questa donna aveva tantissimi legami anche lavorativi, per cui cioè... Pensavo che i loro incontri fossero anche dovuti dal lavoro. Poi quando mi dicevano gli altri che andavano nei ristoranti, anch'io siccome suono, sono in giro per i ristoranti a lavoro, eccetera, eccetera, mi dicevo, guarda, tuo padre era qua con la signora, siamo la signora di una certa età, Ivana, una volta, 2, 3, 4, 5. Poi un giorno mio padre lo fermai diverse volte, gli disse, papà, scusa, ma tu hai delle storie sentimentali con questa signora? E lui mi fa, ma no, ma dai, ma era brava. In tutti i sensi, sia a lavoro che in giro si frequentavano. Lei... sapeva che il signor Destri aveva un'altra donna che frequentava un'altra donna? Ma no, 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 non sapevo. Quindi lei non sospettava che il Destri aveva un rapporto con un'altra donna? No, no, ma no, poteva fare quella che voleva in sua vita. Lei ricorda di aver parlato al telefono, proprio lei Bandoni, con la Preci Antonietta? Sì, aveva chiamato perché... quello che ricorda, Sì, Bandoni. Pensava che c'era di mezzo un'altra donna, quella che ha le quote sociali. Chi è questa donna? Vara Ivana. Vara Ivana. Aveva paura che la tradiva con lei, perché aveva, cioè... Quindi questo era il timore della Preci, sì, che suo nonno la potesse tradire con la Vara Ivana. Sì. Ecco, perché la Vara Ivana, oltre, diciamo, a compartecipare agli affari azionari del nonno, aveva anche un rapporto sentimentale. Sì, più che con la Preci, più con l'Ivana che con... Quindi era un rapporto, diciamo, più anziano, c'era prima il rapporto sentimentale con la Vara e poi è subentrato quello con la Preci. Sì. Quindi era molto gelosa la Preci di... Sì. La sera del 16. Sì. C'era la Vara Ivana in quella casa? Sì. Chi gliel'ha detto? Si vedevano sempre. Chiedo, chi le ha detto che c'era questa... Mentre donna? Andavo nella... Per andare da mio nonno ho visto uscire... La... Chi ha visto uscire? La signora... Come si chiama? L'ho detto ora. No, lo dica adesso. Vara Ivana, diciamo. Allora, questa cosa qua lei non l'ha mai riferita negli interrogatori al pubblico ministero. Ecco. E mi prendo la mia responsabilità. No, no, io non volevo dire. Come mai? Che cosa dovevo dire? Perché dovevo dire questa cosa qua? Non volevo dirle basta. Per non mettere di mezzo... un'altra persona, perché non è bello. Ok. Perché non è bello, dai, diciamo, sta mettere di mezzo... Questa cosa che lei adesso ha raccontato alla corte, no? Lei ne aveva parlato con i suoi familiari prima di essere arrestato. Prima di essere arrestato? Sì, prima di essere arrestato. No, parlavo solo perché nonno...
tradisce la nonna con quella lì, dicevo delle brutte parolacce di quella, quell'altra, così non capisco. Anche con mio nonno avevo avuto una discussione, ho detto un giorno poi se ti senti male non è, è la famiglia che ti viene a aiutare, non sono le ragazze. Quindi lei non aveva parlato né con sua madre, né con sua sorella, né con nessun altro, no, di questo fatto che aveva visto a 16. Bene, signora Vanna, si accomodi pure. La Corte ha deciso di sentirla non come testimone, ma come potenzialmente indagata per i motivi che ho detto prima. Quindi lei ha facoltà innanzitutto di nominarsi un difensore. Dunque il difensore innanzitutto lei ce l'ha? Qua no. Qua no. Io... se posso mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Allora la Corte libera la signora Maria. Grazie. Grazie a voi. Grazie avvocato. E adesso velocemente quali sono le conclusioni del pubblico ministero? Assoluzione della vite da tutti i reati non avrei commesso il fatto. Destri, io credo che la pena massima, cioè 30 anni di reclusione possibile per questo reato, sia la pena che si attaglia alla personalità di Destri. Io credo che sia evidente come la pubblica accusa non è riuscita, attraverso prove inconfutabili che devono superare il ragionevole dubbio, che Destri sia responsabile di tutti i fatti in contestazione e neppure del sequestro. Neppure del sequestro. Destri non è colui che ha organizzato il sequestro, non è colui che lo ha gestito, non è il regista. Destri probabilmente è stata una delle tante pedine in mano forse a qualcuno di più importante e di più pericoloso. Forse avrebbe favorito questa mano, ma certamente non ne fu l'artefice. La derubricazione relativamente al capo B, da sequestro a scopo di estorsione, a favoreggiamento, assoluzione per il resto. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise della Spezia dichiara Destri Pierluigi colpevole del reato di cui gli articoli 116, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Assolve Ferrari Giancarlo dal reato ascritto al capo J per non aver commesso il fatto. Assolve Viti Anna dal reato ascritto al capo K perché il fatto non sussiste e dal reato ascritto al capo L per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. L'appello ha confermato la condanna a 30 anni di Pierluigi Destri per il sequestro di Andrea Calevo. Davide Bondoni, il nipote, era già stato condannato con il rito abbreviato a 12 anni e 7 mesi. Noi per stasera abbiamo terminato, noi ci vediamo come sempre sabato prossimo intorno a mezzanotte circa, sempre.